Sono passate un paio di settimane dall'unione di quelle quattro provette, che contenevano quattro piccole diverse colonie. Avevo predisposto una provetta grande, ma soprattutto un'arena che potesse ospitarle tutte insieme, visto che la loro gestione, in singole provette, era diventata un'impresa quasi impossibile. Volevo ricreare, nel piccolo, quello che succede in natura, mostrando una delle caratteristiche peculiari di l'Enipetema umile, ovvero la loro estrema socialità nei confronti delle colonie della stessa specie. In natura, le formiche sono spesso equipaggiate con sistemi di difesa e attacco. Alcune specie hanno pungiglioni, altre hanno potenti mandibole con le quali riescono letteralmente a tagliare in due i propri nemici. Moltissime specie impiegano sostanze chimiche per la conquista del territorio o per la caccia. Altre specie sono di grandi dimensioni o, grazie al loro polimorfismo, hanno il privilegio di avere la casta dei soldati. Formiche con un'unica mansione: difendere il formicaio. L'Enipetema umile non ha niente di tutto questo, o lo ha solo in parte. E allora, che cosa le rende praticamente inarrestabili nella loro conquista del mondo? Due sono le caratteristiche che rendono praticamente inarrestabili queste piccole formiche: il numero e l'adattabilità. Vediamo di spiegare un po' più nel dettaglio il meccanismo che ha fatto in modo che le formiche argentine diventassero una delle 100 specie più pericolose ed invasive del nostro pianeta. In luogo di origine, lo stato del Paraná, in Brasile, nonché in Uruguay, Paraguay, Argentina ed ovviamente tutto il Brasile meridionale, l'Enipetema umile si comporta come le altre specie di formiche. In questo vasto territorio si ritrova a dover competere non solo con specie diverse, ma, come normalmente avviene, deve competere con le colonie della propria specie. Nel luogo di origine, le argentine devono lottare con formiche meglio dotate, sia in dimensioni che in armi di difesa, come il veleno, l'acido formico o mandibole affilate. Pensate al fatto che in quel territorio deve sopravvivere e cercare di prosperare non facendosi sterminare da specie ben più pericolose, come quelle appartenenti al genere Solenopsis, dotate di pungiglione, veleni e aggressività. Devono difendersi da specie di notevoli dimensioni, come le formiche legionarie, conosciute anche come army ants, ed altre ancora. Quindi, com'è possibile che una formica così piccola e poco armata sia stata capace di conquistare il mondo? L'adattabilità è una delle due caratteristiche chiave del loro successo. L'Enipetema umile è una specie estremamente adattabile. Non possiede una specializzazione in termini di nido. Nidifica ovunque, nidifica nel terreno, scavando i propri nidi o usando quelli che erano occupati precedentemente dalle altre specie. Nidifica nei tronchi cavi o semplicemente sotto le foglie. Nelle aree urbane si accomoda tranquillamente nelle fessure dei marciapiedi, sotto ai sassi. Sembra proprio che qualsiasi cosa offra un minimo di riparo diventi, per loro, un luogo adatto per stabilirsi. L'adattabilità di questa specie si allarga anche al range di temperature e all'alimentazione. In pratica mangiano qualsiasi cosa, sfruttando molto le risorse del territorio che hanno occupato. Si alimentano di insetti morti, cadaveri di mammiferi o uccelli, non disdegnano le carcasse dei rettili. In natura sterminano colonie di altre specie e se ne nutrono, soprattutto delle loro larve. Questo comportamento nel luogo di origine non risulta essere tanto nocivo dal momento che si ritrovano a dover competere con specie che sono loro nemiche. Volendo ben guardare, è più facile chiedersi come riescono a sopravvivere nel paese natio, vista la presenza di così tanti competitori. Ebbene, la seconda caratteristica di l'Enipetema umile è il numero. Evidentemente, il numero risulta essere un fattore determinante per la loro sopravvivenza. In Sud America è proprio la quantità che permette loro di continuare ad esistere, in un ambiente dove, se non hai armi, sicuramente non vivrai. Un ciclo riproduttivo veloce, una poliginia elevatissima unitamente ad una super adattabilità consente a queste formiche di prosperare nonostante la forte competizione. Abbiamo parlato della sua adattabilità, condizioni climatiche e alimentazione che fanno in modo che questa specie sia presente e competitiva sia nel luogo di origine sia nel resto del mondo. Ora parliamo di numeri.
La maggior parte delle specie di formiche segue uno schema che ben conosciamo. La colonia si compone di una regina e la sua discendenza. Si stima invece che le formiche argentine abbiano una regina ogni 120-130 operaie e che questa, raggiunta la maturità, deponga circa 60-80 uova al giorno. Lo stesso processo riproduttivo è di assoluto vantaggio per la specie. Vediamo come. La maggior parte delle specie si riproduce compiendo il classico volo nuziale, esponendo la generazione di sessuati che lo compiono ad un'infinita serie di eventi pericolosi come la predazione, lo sfinimento. C'è poi la fase di fondazione da parte della regina che dopo la fecondazione si ritrova tutta sola a dover affrontare, a volte per parecchie settimane, la delicata fase di deposizione e crescita delle prime operaie che l'aiuteranno, in futuro, a creare una colonia vera e propria. Per l'Indipithema umile le cose funzionano diversamente. I sessuati non compiono voli nuziali, ma si accoppiano all'interno del nido nel quale sono venuti alla luce, che è sicuramente un vantaggio in termini di successo per una neoregina. Non solo, le neoregine si ritrovano già con uno stuolo di operaie pronte a occuparsi di loro. Un'altra particolarità è data dal fatto che ad un certo punto molte regine, unitamente ad un certo numero di operaie, abbandonano il nido madre per spostarsi e dare origine ad una propria colonia. Nei luoghi nativi, data la grande varietà genetica, col tempo le colonie che si staccano dalla colonia principale entrano in competizione con le altre, seguendo una legge comune al resto delle specie. Questo succedeva fino a quando l'uomo non ha cambiato le cose. L'Indipithema umile ha iniziato la sua conquista del mondo da quasi un secolo. Gli scambi commerciali tra il Portogallo e le sue colonie brasiliane hanno permesso alle formiche argentine di dar vita ad una strategia nuova, inaspettata e inarrestabile. Trasportate involontariamente con le merci scambiate dal Brasile, giunte in Europa in primo luogo sull'isola di Madeira, l'Indipithema umile non ha trovato nemici, ma un'infinita serie di possibilità. Bisogna considerare il fatto che, dal luogo di origine, non è stato importato un gran numero di formiche. Il ridotto numero, in un certo qual modo, è stato un vantaggio per la strategia di cui stiamo parlando. Grazie al ridotto numero di esemplari importati, col tempo, la varietà del loro patrimonio genetico è andata via via diminuendo e questo ha fatto in modo che le innumerevoli colonie strettamente imparentati, presenti sullo stesso territorio, non avvertissero più sostanziali differenze tra loro, spingendole verso la collaborazione anziché la competizione. Questa collaborazione ha fatto in modo che tutte le colonie di Indipithema umile presenti in California, Europa, l'intera area mediterranea, Giappone, Australia e Nuova Zelanda siano di fatto un'unica colonia di proporzioni inimmaginabili. Questa mega colonia è considerata la più grande società sul pianeta Terra. Consideriamo il fatto che questa mega colonia è distribuita su 6 continenti ed un certo numero di isole. Incredibile! Una considerazione particolare sul danno creato dalle formiche argentine alla fauna e alla flora dei paesi in cui si è insediata va fatto per quanto accaduto in California. Questa parte degli Stati Uniti sembra essere la zona che ha subito il peggior cambiamento dell'ecosistema ad opera di l'Indipithema umile. In quest'area degli Stati Uniti, le formiche argentine, con la conquista di nuovi territori, è riuscita a ridurre del 90% le specie di formiche presenti, incluse diverse specie appartenenti al genere Camponotus. Camponotus ha formiche di grandi dimensioni, ma le colonie sono composte da non più di 3.000-6.000 individui. Questi numeri non possono nulla contro i trilioni di esemplari che formano una mega colonia di argentine. La loro tattica di sterminio è alquanto particolare. Quando sul loro cammino incontrano una formica di un'altra specie, magari di notevoli dimensioni, non possono abbatterla singolarmente. Quindi rilasciano sul loro corpo una sostanza chimica, leggermente tossica, che irrita la formica ma che fa soprattutto da marcatore per le altre argentine. Una formica segnata da questo marcatore verrà riconosciuta come preda o nemico dalle altre argentine che incontrerà sul proprio cammino, attirandone sempre di più. La forza sta nel numero di attacchi, innumerevoli, laddove le dimensioni di chi attacca sono esigue. La sopraffazione delle altre specie di formiche o di insetti da parte di l'Indipithema umile è pressoché totale. In molte zone colonizzate dalle formiche argentine, le altre specie sono proprio sparite totalmente.
Nella costa ovest degli Stati Uniti è in corso una battaglia che sta mettendo in serie difficoltà le formiche argentine. Una parte della mega colonia presente su quel territorio si è staccata ed è diventata indipendente. Studiosi riportano che la mega colonia del lago Hodges sia in continua lotta con la mega colonia della contea di San Diego e che tale scontro, in atto da qualche anno, si estenda lungo una linea di parecchi chilometri e che faccia qualcosa come 30 milioni di vittime all'anno. Su un altro fronte, sempre sul territorio degli Stati Uniti, in Alabama, l'eritema umile porta avanti, perdendo, una vera e propria guerra contro un'altra specie di formica invasiva, introdotta in quell'area accidentalmente, Solenopsis invicta. Si assiste ad un evento che si osserva in natura, nel luogo di origine comune alle due specie, il Paraná, ma in questo caso la guerra è tra colonie su un suolo straniero. Solenopsis invicta forma anch'essa delle supercolonie capaci di frenare e sconfiggere le invasioni delle formiche argentine. Di fatto, le osservazioni in campo riportano che sia proprio l'inipetema umile a perdere quella battaglia. La lista dei danni arrecati dalle formiche argentine è notevole, soprattutto per la capacità di adattamento di questa specie che non ha problemi a insediarsi nelle zone urbane, approfittando dei rifiuti prodotti dall'uomo, mettendo in difficoltà l'agricoltura e gli allevamenti. Lo scopo di questo video è quello di dare informazioni su una specie davvero particolare nel suo comportamento, ma allo stesso tempo vuole essere un monito. Abbiamo già trattato in precedenti video l'argomento pericolosità delle specie invasive e la nostra posizione è chiara. Non intendiamo favorire specie invasive che mettono in reale pericolo l'ecosistema in cui si sono insediate, stravolgendo equilibri che la natura perpetra da milioni di anni. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.